Soyo, diciamo questo GTA, a modificare uno dei nuovi velivoli segreti che verranno rilasciati nelle prossime settimane su GTA Online e che sono stati aggiunti tramite l'ultimo DLC Contrabbandieri. Il velivolo che andremo a trattare in questo video sarà il Seabreeze. Piccola premessa prima di iniziare, le modifiche trattate in questo video saranno solo a livello estetico o dal punto di vista degli armamenti e non verranno modificate le prestazioni, flare o cose del genere. La prima modifica che ci riserva questo veicolo è la livrea, ovviamente come tutti i veicoli di questo DLC. Oltre alla livrea stock abbiamo stelle cadenti blu, stelle cadenti gialle, tropici rossa, tropici blu, marina rossa, minimalista blu, minimalista arancione. A me piace un mucchio marina rossa. Altra cosa che ci riserva questo velivolo sono le mitragliatrici da 7 mm 62 sulle ali. Ne mette una per parte. Cioè esteticamente non è che siano tutto questo granché a parere mio. Forse era meglio se le mettevano da qualche altra parte, però lì le hanno messe e lì ce le teniamo. Prima di decollare andiamo a vedere il prezzo. Per il Seabreeze abbiamo $850.000 con il prezzo speciale e $1.130.500 con il prezzo acquista subito. Diciamo che non è malaccio come prezzo, dato è anche comunque armato ed è molto maneggevole, e la particolarità di questo aereo è che può atterrare anche in acqua. Comunque adesso andiamo a vederlo. Mi ha colpito fin da subito sia per la sua forma, ma dato che comunque si guida anche molto bene. E se avrò un milione che mi avanza online sicuramente vedrò di comprarlo. Facciamo l'atterraggio in acqua per farvi vedere. Comunque dato che lo dice anche il nome, Seabreeze, sia significa mare, breeze non lo so, però vabbè, dettagli. Ecco, come vedete sono atterrato. Vediamo se riusciamo a prendere anche il volo. Sì, decolla molto rapidamente, non ha bisogno di tanta rincorsa, quindi anche nei piccoli spazi prendete il volo immediatamente. Quindi nerd, iscrivetevi, lasciate un like, commentate scrivendo se vi interessa questo velivolo e se lo acquisterete online. Andate a vedere, mi raccomando, le modifiche degli altri velivoli, trovate il link qua sotto in descrizione. Quindi per questo video è tutto, ci si ribecca al prossimo video, bella!